Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi parliamo di una palette combinata, la palette combinata del mese. Rispettando sempre i parametri che mi sono fissata per questo mese, parliamo di una palette che abbiamo in comune io e Iride, ossia la Soda Palette. La Soda Palette è questa qui. Soda è un marchio cipriota che si trova in vendita su Beauty Bay e anche su Douglas. Io questa qui l'ho acquistata su Beauty Bay. Insieme ne ho acquistate due, una per me e una per Iride, che poi ho regalato a lei quando ci siamo incontrate. E questa qui è una palette che in realtà non nasce proprio come palette combinata. Questa qui è una palette dove c'è scritto dietro 4 in 1, che non ho capito bene cosa sia. A questo punto penso si riferisca 4 cialde in una sola superficie. Questo è uno specchio a forma di conchiglia bellissimo, mi è arrivato già filato, un pochino filato, ma nulla di che, si può utilizzare comunque. E queste qua sono le 4 cialde di questa palette. Di questa tipologia ce ne sono altre due, se non ricordo male. Insomma, in tutto 3 o 4 sono. E in più di soda poi ce ne sono altre, tipo rettangolari con 15 cialde, un po' che richiamano altri brand tipo Huda Beauty, come disposizione di cialde. Questa qui mi sembrava più originale, e fra le tre che erano presenti, questa in particolare è la, credo sia Mermaid Eyes, non so se si chiamano tutte così e c'è un altro nome, però penso sia questa qui. Sì, questa qui dovrebbe essere. È quella che mi piaceva di più come colori. Allora, non nasce, come ho detto, come palette combinata, ma come palette ombretti, ma in realtà, a parte questi due metallizzati, questo più metallizzato di questo, questi due colori, pescato e burro, si possono utilizzare anche sul viso. Cioè, io li utilizzo anche sul viso, poi non so se ci sono indicazioni diverse, però io le uso così di solito e quindi oggi proveremo questa palette su tutto il viso. Allora, ho già applicato la mia base CC Cream di SKUN, primer occhi, ho applicato anche già il rossettino con contorno labbra, matita contorno labbra, la solita di Brochet, e questo rossettino di Wycon che mi piace tantissimo. Inizialmente l'avevo un po' preso sul naso, lo stavo scartando, però poi ho capito bene come applicarlo, non è che ci voglia molto, però mi piace moltissimo l'effetto che ha, molto naturale. Partiamo subito dagli occhi. Allora, in questo caso partiamo, allora questi qua li utilizziamo comunque per transizione, piega e poi questi due sulle palpebre. Quindi partirei subito dalla transizione. Con questo bellissimo burro utilizziamo lo specchio a conchiglia. Vediamo un po' cosa ne esce, giusto per, ok, per infarinare un po' questa parte dell'occhio. La qualità di soda è buona. Il brand è low cost, adesso non ricordo bene il prezzo, costa intorno ai 13 euro, adesso sarà aumentato sui 15 euro questa palette, però neanche economicissima alla fine, diciamo che è medio come costo, però la qualità è buona, è discreta, devo dire, non è male, è fantastica, quindi mi trovo benissimo. A volte l'ho anche portata in giro questa palette, leggera, con lo specchio anche leggero, perché spesso quando non c'è lo specchio sono sempre più leggere. In questo caso, nonostante lo specchio, è abbastanza portatile, diciamo. Ora mettiamo il Coral, allora Ricchi è il colore chiaro che ho messo su una transizione e il Coral, questo pescato albicocca chiaro, lo mettiamo sulla piega e poi andremo a utilizzarlo come blush anche. Ok, nella piega è così. Questa palette, rispetto alla VIP Makeup che ho mostrato a inizio mese, questa palette io Iride ce l'abbiamo identica, mentre la VIP Makeup è la stessa ma di due tipologie diverse. Questa qui è identica, abbiamo la stessa tipologia di palette. Non è che io ho questa e lei ha quella, uguale ma con colori diversi. Abbiamo gli stessi colori, anche perché sono colori abbastanza universali questi. Le altre erano con colori un po' più pazzerelli, tipo il blu, che per me è pazzerello, il blu, verde petrolio, colori che io utilizzo un po' meno spesso. Questi colori penso che siano bene sia a me che a lei, che richiamano anche un po' le spezie, soprattutto Ursula. Questo bordeaux metallizzato, anche fishtail, questo viola, che non è, sì, solo questo qui è metallizzato, questo qui è un pochino più opaco. Quindi, insomma, si potrebbe utilizzare benissimo transizione, piega, palpebra e
esterna dell'occhio, e così andremo a fare stamattina. Vado subito con il dito su Ursula, vi faccio vedere anche un po' la scrivenza di questi ombretti, ottima, e andiamo su tutta la palpebra. Sono cialde anche abbastanza morbide, abbastanza burrose, devo dire, sì sì. Sì, texturizzano un pochino, vedete, ma non so se la colpa è del primer. Potrebbe essere la colpa del primer, che sarebbe quello di... è un campioncino che ho trovato, è un primer di Kiko, mi sa sempre quello lì, tipo quello che ho terminato, però non è perlescente, un pochino pastoso. Texturizza un po', però va bene. Poi a lungo andare questo effetto svanisce un pochino. Vedete? Da un bel tono di colore. Poi per me questo bordeaux metallizzato, questo magenta metallizzato, è un colore un po' da tutti i giorni, come avete visto ad esempio in questo ombrettino che ho di Kiko, è lo stesso colore praticamente, sono quei colori che io utilizzo giornalmente, vedete? È praticamente identico. E ne ho anche altri di questi colori nelle varie palette che possiedo. Allora, andiamo di palpebra. Ok. Pulisco il dito come al solito, vedete? Che bel colore, si fa un pochino, un po' cremosino, però mi piace tantissimo questo colore, penso che si noti anche sugli occhi. E andiamo a definire meglio con l'unico opaco scuro, che è questo viola stupendo. Io amo il viola sugli occhi, credo che mi stia molto bene, anche la mia estetista me lo dice, che il mio colore è viola sugli occhi, perché fa risaltare il mio color nocciola scuro. E andiamo nell'angolo esterno. Vedete che poi non è così pigmentato, nel senso che si nota, ma non è così scuro come appare in cialda. Vedete, si sfuma e diventa un pochino più stratificabile. Quindi è un ombretto anche da tutti i giorni, eh? Non è un ombretto così da sera, così forte. Quindi questi quattro colori si sfumano benissimo fra di loro, come potete notare. Vado sempre dall'esterno verso l'interno con il colore di profondità. E questo qui è il mio make-up effettuato in tempi rapidissimi, in meno di 10 minuti, pur parlando con voi, con questa palette fantastica. Quindi è un make-up completo di impatto. È anche facile da selezionare come colori, perché avendo queste quattro cialde qui, il trucco occhi è praticamente fatto. Prima di passare all'eyeliner e alla mascara, completiamo il viso con queste polveri qui e vado con Ricky nella parte qui sotto. È un po' pigmentata come cipria, nel senso è un po' fitta, un po' gessosa rispetto alla ciprietta, un po' di corrente, rispetto alla ciprietta di Kiko è un pochino più gessosa, però no, fa la sua figura, fa il suo lavoro. E andiamo con il bellissimo Coral sulle guance. Vedete adesso che come blush sembra insulso, ma in realtà sulle mie guance, che non sono chiarissime, si nota e come. Bello, vi faccio vedere subito. Vedete? Quindi, non avendo la terra a portata di mano, se si ha solo questa palette in viaggio o in borsa, si può tranquillamente dare un tocco di vita al viso, anche senza terra. Vedete? Per
Poi una palette bellissima primaverile, io l'adoro questa palette, l'ho usata un sacco di volte perché, vedete, si può anche stratificare il blush, perché essendo così chiaro non fa macchia, non è d'impatto, così forte subito, è molto delicato, bellissimo. Ecco qui, allora, questa qui è la palette su tutto il viso, senza terra. Siamo truccate così, finisco gli occhi e poi vediamo se aggiungere comunque un po' di terra al di fuori della palette. Vado con l'eyeliner velocemente e con il nostro mascherino. Vediamo un pochino, è bellissimo, guardate, vi piace questo mix di colori? Madonna, io lo adoro tantissimo. Allora. Sì, il viola melanzana con il magenta, con il bordo metallizzato, per me è una botta di vita proprio. Poi io adoro i colori scuri. Adoro tantissimo i colori scuri. Poi pare che sugli occhi grandi siano bene quelli scuri, mentre su quelli piccoli siano meglio quelli chiari. Quindi a me i colori chiari su di me non stanno benissimo, già lo so, mi fa un effetto un pochino, non lo so, ho un effetto strano sui miei occhi che non mi piace il colore chiaro, soprattutto quelli chiari metallizzati o i pastello. I colori pastello sugli occhi no, non più di tanto. Vado con matitina nera, in questo caso temperabile, in legno di Avon, della linea Marca che non c'è più. Sicuramente ne usciranno altre però. Già ho visto un'anteprima di Avon, pur non comprando Avon da tempo. Ho visto un'anteprima di maggio, quindi sono in corso. O forse di giugno? Non lo so, tra maggio e giugno usciranno o sono già uscite di nuovo le matite occhi in gel, però con un altro nome, non più MAC, ma tipo Power Stay, una cosa del genere. Quindi finalmente ritorno le matite in gel che io fra 2 anni potrò ricomprare. Fra 2 anni, quando avrò terminato tutte le mie matite colorate. Vado con il mascara, questa volta in diretta. Vedrò di non velocizzare così. Ops, capello sulle ciglia. Vedrò di non velocizzare così. Mettiamo tutto insieme sperando di non sporcarmi, come al mio solito. Rimanendo in tema Avon, questo mascara è veramente ottimo, devo dire. Vedete che ciglia che fa? Spero in telecamera si noti la differenza. Io poi tendo sempre a pulire la punta sulle ciglia direttamente perché si tratta sempre di prodotto, piuttosto, come ho già detto una volta, piuttosto che farlo essiccare sulla punta, preferisco appunto farlo spalmarlo sulle ciglia e poi pettinarlo sulle ciglia. Ecco bellissimo questo mascara, bellissimo. Questo qua è l'Unlimited di Avon, non so se è ancora in commercio, credo di sì, comunque bellissimo. Quindi questo qui è il make-up terminato con tanto di imperfezioni lasciate lì tranquille sul viso. Questo qui è il make-up terminato con questa palette Soda e vedete sia il viso che gli occhi sono in buono stato. Volendo aggiungere una terra, aggiungiamo ovviamente la terra del mese di House Labs, aggiungiamo un tocco di colore, anche se vi devo dire non ce n'è molto bisogno, però lo aggiungiamo comunque. Vediamo un po'. Io ho la numero 5 Medium Level 5. Qui sopra la H si è già lisciata, talmente lo sto utilizzando questo bronzer tutti i giorni, è stupendo. Ed eccoci qua. Questo qui è il make-up terminato con tutti questi prodotti, ossia 1 e 2, il bronzer con la palette di Soda in particolare. Spero vi piaccia questo look. Accattate la palette di Soda da Douglas o da Beauty Bay, dove preferite. E
io vi auguro una buona giornata salutandovi con questo look. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!